Allora, direttore, i lavori sui grandi Uffizi. Abbiamo ora iniziato con i saggi architettonici per quanto riguarda il corridoio vasariano. Questa è sempre la prima fase nei lavori architettonici, quindi non è un cantiere ancora, ma prima di tutto si analizza tutto a tappeto per non progettare qualcosa che poi alla fine non potrebbe essere possibile. Quindi questo stiamo facendo da dicembre, infatti questi rilevamenti vanno avanti con grande rapidità e infatti finora ci hanno confermato che possiamo infatti togliere alcune delle aggiunte posticce del dopoguerra che non sono filologicamente corrette. Quindi questo è già un buon risultato. Buon risultato per il momento, ma siamo all'inizio. Senta, nel 2017 però diceva partiranno anche le gare. Anche questo è già noto, non è una vera notizia perché è stato annunciato dal Ministero già tre mesi fa, quindi questo si conferma che naturalmente anche noi partiremo. Poco fa diceva che ci saranno aumenti. Infatti non è previsto niente in termini di aumenti di biglietti. Come vanno? Come vanno in questo momento gli Uffizi? È contento? Molto bene, abbiamo appena superato la soglia dei 2 milioni di visitatori all'anno, un nuovo record che fa vedere che nonostante questi tempi comunque la gente viene. La cosa veramente importante di questa nuova cifra però è che i visitatori sono aumentati nei mesi della bassa stagione. A Firenze non abbiamo una vera stagione media, abbiamo una stagione alta, 8 mesi nel anno, e abbiamo la stagione bassa 4 mesi dell'anno, e quindi nella stagione bassa sono aumentate le visite, e questo è un ottimo risultato perché significa che non è che vengono ancora più persone messi dentro durante l'estate, ma proprio gli Uffizi vengono visitati da italiani, dai fiorentini anche nei mesi tra novembre e marzo.